Ciao a tutti, è un talk poco paitonico, però diciamo è una roba molto interessante per chi insomma, anche per chi partecipa qui, per il lavoro che fanno, il lavoro fantastico che fanno i ragazzi di PyCon Italia. Allora, in un mondo dove si parla di continuous learning e continuous improvement, non possiamo non pensare che la divulgazione non debba essere continua. Vediamo tra poco che cosa intendo. Io parlerò di continuous disclosure, che è appunto la divulgazione. Mi piace iniziare con questa frase, che non sono abbastanza giovane per sapere tutto. Questo me lo dico ogni volta che ho voglia di imparare una nuova tecnologia, una nuova metodologia. Mi capitava molto spesso, quando ero un po' più giovane, con la barba meno bianca, di sentirmi spavaldo una volta padroneggiata una tecnologia. Ero il maestro di quella roba, e molto spesso mi capitava ovviamente di sbagliare, perché essendo troppo sicuri, insomma, si sbaglia, no? Per cui è fondamentale capire che non si è mai abbastanza giovani, si può sempre imparare. E come dire, noi in 20 Tab, che è l'azienda nella quale lavoro, crediamo in questa cosa, e quindi quello che vi racconterò oggi è il modo in cui facciamo learning e poi anche il modo in cui andiamo a divulgare tutto quello che impariamo. Come dicevo, mi chiamo Raffaele Colace, sono uno dei soci fondatori di 20 Tab, che è un'azienda che sviluppa prodotti digitali. Sono un programmatore Python, ho sempre programmato in Django, anche in altri linguaggi, ma non è molto interessante. Sono un appassionato di metodologie e approcci che derivano dal mondo DevOps, Lean, Agile, Design Thinking, eccetera, eccetera. Appassionato al punto. Come? Ok, no, scusatemi. Al punto, sono appassionato di queste metodologie e di questi approcci che ho creato una community che si chiama Stop Coding, dove parliamo di queste tematiche, e sono anche il founder del Product Management Day, che è la prima conferenza italiana dove si parla di product management. Ma ci arriviamo. Qual è secondo voi la risorsa più importante che abbiamo? È facile. Una risposta. Non abbiate paura, è facilissimo. Come? La più importante di tutte? Tempo, ovviamente, è il tempo. È l'unica risorsa che non può essere rinnovata, come si dice, no? E quante volte utilizziamo male il nostro tempo e facciamo un uso che è sbagliatissimo, e quindi ci porta poi a fare delle cose che non ci permettono di raggiungere degli obiettivi. E quindi è fondamentale, insomma, capire che perdere tempo è, come dire, perdere occasioni, perdere opportunità. E quello che vi voglio raccontare è legato molto all'incomprensione che si genera tra chi per esempio offre un servizio o un prodotto e chi invece poi ne usufruisce. Il tempo sprecato per spiegare, insomma, a queste persone, per lavorare sulla loro comunicazione, è tempo che praticamente noi buttiamo via, ok? E buttandolo, tutto quello che succede è che buttiamo un sacco di soldi. Quindi è molto importante capire che se non c'è una buona comunicazione, quindi se non c'è consapevolezza, quello che succede è che stiamo buttando un sacco di soldi. Partiamo dall'inizio, della mia carriera da sviluppatore. Io non vedevo l'ora di buttarmi chiaramente su nuovi progetti, senza mi arrivavano dei requisiti dall'alto, senza nemmeno pensarci due volte. Iniziavo a sviluppare, producevo tonnellate di righe di codice. Quello che succedeva, ovviamente, è chiaro dall'immagine. Perdevo tantissimo tempo, perché magari sviluppavo software e sviluppavo funzionalità che nessuno mi aveva chiesto. E quindi semplicemente io avevo buttato tantissimo tempo a fare il mio lavoro, tantissimi soldi ovviamente che sono andati sprecati, e poi nessuno ha apprezzato quello che ho fatto. E dopo moltissimi errori e tantissimo tempo passato a studiare, ho iniziato chiaramente a immaginare un processo che mi aiutasse ad ottimizzare tempi e costi. E soprattutto che mi permettesse poi di produrre valore per gli utenti finali, no? E questa cosa significava produrre software di qualità. E
tutti gli sviluppatori che hanno iniziato da zero hanno fatto l'errore di iniziare a buttarsi a capofitto su dei progetti senza chiedere, senza farsi domande, senza capire il perché si fanno le cose e quindi ovviamente buttando tempo. Ad un certo punto della mia carriera quello che è successo è che ci siamo affacciati con il mio socio Gabriele, ma con i miei colleghi, al manifesto Agile e abbiamo trovato insomma un sacco di informazioni utili solo già nei quattro valori, ma anche nei principi, e c'è tutto quello che ci serve per lavorare meglio, e tant'è che nel primo e nel terzo valore si può capire insomma come individui ed interazioni, quindi la collaborazione tra le persone è fondamentale per creare quella consapevolezza necessaria di cui parlavo poco fa, più che ovviamente processi e strumenti. O il terzo valore dice la collaborazione con il cliente. Collaborare con il cliente significa individuare impedimenti, individuare vari problemi, e tutto questo riduce ovviamente quel gap di comunicazione che c'è tra le figure tecniche e le figure di business, per cui si risparmia tantissimo tempo. Se noi arriviamo dal cliente dopo aver sviluppato 6 mesi di, diciamo, una release che è durata 6 mesi, è chiaro che il cliente, senza aver mai visto ciò che stiamo facendo, senza aver mai parlato, è chiaro che poi arriva e ti dice: no, qua è tutto brutto, non mi piace, devi rifare tutto da zero. Una collaborazione continua col cliente porta invece ad evitare tutto questo. Differentemente il secondo e il quarto valore invece ci spingono a produrre qualità su quello che facciamo, quindi software, working software, e poi insomma rispondere al cambiamento. Questo significa essere pronti a qualsiasi, come dire, qualsiasi nuova change request, per esempio, che arriva dal cliente, no? Ovviamente non sono qui per parlare di Agile. Come dicevo, il secondo e il quarto valore ci portano poi a implementare dei processi che ci permettono di fare un buono sviluppo di qualità, ovviamente. Noi iniziavamo ad avere questo processo, tant'è che abbiamo iniziato a scrivere i test a tutti i livelli. Oggi facciamo i test anche di contratto, facciamo i test, tutti i test, ovviamente TDD, come se non ci fosse un domani, fino a tutta, insomma, la piramide, la copriamo praticamente tutta. Peccato però che non basta. Essere buoni programmatori, essere buoni tecnici e fare buon software non basta per ottenere il risultato finale. Perché, diciamo, se alcuni nostri clienti, comunque, dopo che hanno il software funzionante, non ottenevano i risultati sperati, non ottenevano quel software di valore che chiedevano. E diciamo, l'esito finale era l'estinzione del budget e quindi l'abbandono di quel prodotto, di quel progetto. Vi faccio un esempio che ci è capitato, nel passato. Non so se qualcuno di voi ha visto il mio talk precedente, già l'ho raccontato. Questo è un cliente che aveva elaborato degli algoritmi per sviluppare, diciamo, per poter organizzare tutti i tornei di sportivi che si era immaginato, dal calcetto alla pallavolo, al cricket o altri 1000 sport. In questa data, che era, non so se si legge, ma il 24 settembre 2014, noi avevamo già una prima versione funzionante che implementava il calcetto, ed era pronta per andare online e per iniziare a prendere dei feedback dagli utenti. Peccato però che il nostro cliente aveva un'idea di andare in produzione con il software completo, con tutti gli sport, e quello che ha ottenuto è che nel 2019 ancora stava in alfa, si stavano ancora riscaldando. È chiaro che io ho trovato questi screenshot con Wayback Machine. Oggi questo software non esiste più. Il software era funzionante, c'erano i test, c'era di tutto, ma non bastava. E quindi, qual è la domanda più importante che dobbiamo farci? Qual è l'obiettivo più importante che hanno i nostri clienti? Una risposta. Bello, hai visto il mio talk precedente? Fare soldi, è vero quello che dici, però fare soldi. Chi fa business non gliene frega niente di come è fatto il software o di come è fatto quel tool, non gliene può importare zero, assoluto. Gli frega di fare soldi. O, volendo sviscerare meglio il concetto, far funzionare un business.
Questo può significare semplicemente anche ottimizzare un processo aziendale. Quindi non è necessariamente il, diciamo, il fine non è necessariamente avere la valigetta piena di dollari, ma magari ottimizzare il processo che poi è una conseguenza, insomma, ti fa diventare quella valigetta piena, no? E quindi la domanda che mi pongo è sufficiente essere degli sviluppatori eccellenti per fare questo, per far funzionare un business? Ovviamente no, è ovvia la risposta, la domanda era retorica, perché bisogna portare appunto il valore ai nostri clienti o ai nostri utenti. Portare valore significa riuscire a generare un business funzionante, riuscire a farlo dando valore agli utenti e quindi dando un software che gli utenti utilizzano, portando quindi del valore a loro, e fare un software che sia fattibile tecnicamente e anche un software, come si dice, usabile ovviamente, perché se non è usabile nessuno lo usa e te lo dà in faccia. Per fare questo ovviamente tocca trovare un metodo per avere feedback velocemente. E grazie a Deming questo feedback, questo strumento esiste da più di 50 anni ormai, dagli anni 50, adesso non mi ricordo bene la data, ma è il famosissimo ciclo di Deming, padre di tutti i feedback loop, padre di Agile, padre di Lean, padre di qualsiasi cosa vi venga in mente che abbia un ciclo, diciamo, di pianificazione, azione, controllo e azione. Esatto. Questo feedback loop è fondamentale perché iterando molto spesso, facendo iterazioni piccole, facendo iterazioni frequenti, quello che succede è che si può portare questa metodologia, questo approccio, questo mindset anche agli stakeholder, perché uno dei problemi principali che abbiamo, noi come sviluppatori in generale, è che parliamo un linguaggio che chi fa business non lo capisce e viceversa. Ok? È fondamentale mettersi là in mezzo perché chi fa business vede qualcosa, entrambi vedono lo stesso oggetto, ma lo vedono da una prospettiva diversa. E quindi è fondamentale capire che portare cultura agli stakeholder è quello che poi ci fa lavorare meglio, perché se lavoriamo bene noi, il prodotto avrà successo ed è un circolo virtuoso, ovviamente. Il team di prodotto, generalmente, che lavora intorno a un prodotto digitale, è fatto più o meno così. Adesso non mi dilungo troppo nelle figure, però generalmente chi si occupa di sviluppare prodotti digitali ha dei team che sono fatti più o meno così. C'è un product manager o product owner, c'è un esperto di UX, ci sono vari tech lead, i vari sviluppatori, sistemisti, insomma, marketer, copywriter. Esiste un sacco di gente dietro a un prodotto digitale, delivery manager e quant'altro. Peccato però che ci sono anche gli stakeholder, C-level, account manager, persone che di tecnicismi non capiscono nulla. E queste persone hanno molto spesso potere decisionale e possono fare il buono e il cattivo tempo del successo di un prodotto. Per la mia esperienza vi dico che là fuori c'è una giungla vera, vera. Io sono uno sviluppatore, sono stato un back-end a tempo pieno, mi sono trasformato in technical sales, insomma, adesso faccio anche product management. Il punto è che là fuori tu parli con le persone e non ti seguono, a loro non interessa, vogliono sapere che quel software funzionerà. Quindi, come facciamo a portare conoscenza, consapevolezza a queste persone? E la risposta è apparentemente facile, quindi creare conoscenza diffusa, quindi provare a istruire queste persone. Peccato che è facile a dirsi, non è altrettanto facile a farsi, ovviamente. Noi in 20Tab abbiamo adottato nuovamente un ciclo, che è quello della continuous disclosure. Quello che facciamo è imparare continuamente cose nuove, che sia tecnologia, metodologia, nuovi approcci, anche negli ambiti più disparati, non solo nell'ambito di sviluppo. Miglioriamo i nostri processi, quindi attuiamo un Kaizen, Continuous Improvement. Migliorato un determinato processo o una tecnologia, quello che facciamo è divulgare continuamente per poi prendere feedback e chiaramente andare a migliorare il ciclo e quindi andare ad implementare nuovamente questo ciclo all'infinito. Come lo facciamo? Lo facciamo avendo in azienda abbiamo delle community of practice dove si fa formazione continua.
Partecipiamo a vari tipi di meetup, per esempio, online, webinar di varia natura, e partecipiamo chiaramente a conferenze come questa. Continuous improvement, come lo facciamo? Impariamo chiaramente delle cose, miglioriamo i nostri processi interni. Dopo che miglioriamo i nostri processi interni o tool, per esempio, continuiamo a migliorare il tool. Noi abbiamo implementato un tool interno che ho raccontato poco fa in un altro talk e lo facciamo in continuazione. E poi miglioriamo anche le relazioni con altre aziende dove possiamo trovare contaminazione. Per esempio, in azienda per noi è tutto un ciclo, è tutto un loop infinito, in tutto il life cycle del nostro cliente, da quando entra a quando finisce il rapporto, facciamo tutto in modo iterativo. Questo per esempio è il progetto che vi dicevo, è un tool open source che si trova sul nostro GitHub, si chiama Talos, ed è un tool che permette di fare continuous delivery dal primo momento. Domani ci sarà un talk dove si parleranno dei dettagli. Arriva il momento di divulgare e quindi passare all'azione, quindi passare al restituire all'ecosistema tutto quello che abbiamo imparato e lo facciamo ovviamente partecipando attivamente a quei meetup, a quei webinar, quindi li organizziamo e li presentiamo. Partecipiamo a un sacco di conferenze come speaker, solo oggi abbiamo. Con la mia azienda abbiamo diversi talk che portiamo, insomma, quindi questo è uno dei tanti. Abbiamo sempre fatto talk in tantissime conferenze. Però, tornando al problema iniziale, è che diciamo, noi abbiamo restituito all'ecosistema quello che abbiamo imparato. Il fatto è che parlare ai tecnici, parlare a voi di queste tematiche è facile, è facilissimo perché. Tutti i tecnici sono in grado di capire che è fondamentale studiare, è fondamentale fare continuous improvement. Il problema è che poi, come vi dicevo, quando parli ai tuoi clienti, allora non frega niente di capire come l'hai fatto, se funziona. A lui interessa se funziona, se gli fa fare soldi o se gli migliora la sua vita, in qualche modo. E quindi, che cosa abbiamo fatto per avvicinare questi clienti al nostro mondo, al mondo del business? Come vi dicevo all'inizio della presentazione, sono il community manager di Stop Coding ed è una community dove si parla di tematiche come Agile, Lean, vi dicevo, no? Qui il nostro target non sono gli sviluppatori, il nostro target sono sì i tecnici, ma anche gli stakeholder, persone che non hanno mai sentito parlare di quelle metodologie. E parliamo di questa roba e in un modo che possano comprendere, e il fatto è che quando comprendono quello che facciamo, diventa tutto molto più chiaro anche a loro e a noi migliora la vita, perché noi facciamo meglio il nostro lavoro. Bisogna di fatto mettersi qua in mezzo, capire quali sono le necessità dell'utente, le necessità, diciamo, tecnologiche e però capire anche quali sono le necessità del business. Come tecnici non possiamo solo interessarci ai tecnicismi, abbiamo bisogno di capire che tutto quello poi si trasforma in qualcosa che produce business. Dobbiamo farlo, abbiamo l'obbligo di farlo, perché altrimenti non creiamo valore, altrimenti non riduciamo il gap culturale e quindi finiremo sempre a lavorare male perché comunque c'è qualcuno dall'alto che ci dice cosa fare, noi non saremo mai d'accordo, eccetera, eccetera. In 20Tab, per esempio, abbiamo sviluppato questo toolset, è un toolset che potete vedere qui, ci sono una serie di attività che facciamo nella fase di exploration. Come l'impact mapping, user story mapping, user research di vario tipo, e coinvolgiamo non solo i tecnici, non solo gli addetti del settore, coinvolgiamo gli utenti finali in questa fase. Riusciamo ad avere un sacco di feedback, una collaborazione col cliente fantastica e quello che succede è che il cliente vede quello che c'è dietro le quinte, sotto al cofano. È fondamentale coinvolgerlo perché ti riduce al minimo gli impedimenti, ti riduce al minimo l'incomprensione. E divulgare questa cosa al cliente, poi ti ritorna indietro. Tornando appunto alla continuous disclosure, il concetto è che impariamo continuamente, quindi è fondamentale capire quali sono le attività che vogliamo fare per coinvolgere tutte le persone che poi devono usufruire di quel valore. È così che miglioriamo la vita di tutti i programmatori, chiaramente. Abbiamo fatto un passo in più. Non ci bastava avere la community perché chiaramente era ancora troppo di nicchia. E
L'ultimo passo che abbiamo fatto, in realtà il penultimo, stiamo lavorando ancora su un passo ulteriore, ancora più importante, è una conferenza dove parliamo di Product Management. Product Management Day è la prima conferenza italiana dove si parla di Product Management. È a Roma, si tiene il 25 giugno. Abbiamo avuto la prima edizione totalmente da remoto. Se volete trovare i video su YouTube, sono tutti concetti molto interessanti e vi aprono la mente. Se non conoscete l'argomento, ve lo consiglio. Tutto questo avvicina tantissimo le persone, gli stakeholder, persone che non hanno mai sentito parlare di questi approcci. In realtà ho detto penultimo passo prima, perché l'ultimo passo che stiamo facendo e che abbiamo già fatto in realtà è quello di creare un'associazione che si chiama PMA, Product Manager Alliance, ed è un'associazione a livello nazionale che andrà a rappresentare i product manager in Italia. E questo significa riuscire ad entrare anche nelle istituzioni e forse un giorno potremmo avere la speranza di avere product manager nelle istituzioni, non project manager, e quindi riuscire a creare le cose sulla base dell'outcome e del valore e non sulla base degli output, come adesso, no? Per chi conosce il mondo, insomma, capisce quello che sto dicendo. Però possiamo approfondire. Vi lascio con quest'ultima slide, che leggo perché non mi ricordo tutto. La nostra risposta al cambiamento è spesso tutto ciò su cui abbiamo il controllo e il modo in cui rispondiamo e come creiamo il prossimo ciclo di cultura e possibilità. Questo significa che non possiamo prevedere come cambieranno gli eventi. Uno su tanti, un episodio su tanti, la pandemia, no? Non si poteva immaginare. Però è come rispondiamo a quel cambiamento che apre un ulteriore ciclo, un'ulteriore possibilità di cultura, di nuova cultura, e quindi cambiano ovviamente le abitudini, le necessità, eccetera, eccetera. Grazie mille. Ok, grazie per la talk. Siccome è finito un po' presto, se volete fare domande, chiaramente questo è il momento. Sì, buongiorno. Io ho lavorato spesso come back-end developer e mi sono accorto che nel team ci sono spesso, diciamo, delle attività che un back-end developer deve fare in più, cioè deve sviluppare anche il front-end, deve sviluppare il design di una web app. Cioè, come si organizzano in team? Cioè, si suddividono i lavori, le attività? Cioè, queste metodologie possono aiutare anche a suddividere le attività tra il team? Volevo sapere questo. Sì, noi, diciamo, questa cultura che abbiamo chiaramente, adesso divulghiamo in giro, è qualcosa che prima chiaramente abbiamo fatto in azienda, l'abbiamo fatto per anni. Divulgare anche agli sviluppatori questi approcci è una roba tosta, perché dire allo sviluppatore: guarda che ti devi interessare anche del marketing, ti devi interessare anche del business, ti devi interessare anche delle stime, è una roba complessa per gli sviluppatori, è una curva, come dire, molto molto ripida, no? Quello che succede è che devi utilizzare approcci che funzionino. Noi sviluppiamo in Agile, sviluppiamo in Scrum, utilizziamo Scrum. In realtà utilizziamo Lean Product Development, quindi facciamo cicli molto veloci sullo sviluppo, sulla delivery facciamo 2 settimane, però facciamo cicli rapidissimi sulla discovery invece. E coinvolgiamo gli sviluppatori nella fase di discovery, quindi li chiamiamo a partecipare a quei meeting dove è fondamentale anche il loro supporto, perché quando arriva una richiesta lato cliente, che ti dice: guarda, mi piacerebbe fare questo fantastico funzionalità che fa le magie, il tecnico deve sapere che uno a cosa serve, e quindi ti dice: sì, ma perché vuoi fare questa cosa gigantesca? Guarda che ottieni lo stesso risultato con una riga di codice scritto là. Oppure ti dice: sì, si può fare, ma si può fare con questa tecnologia. Coinvolgendoli porti a loro anche la consapevolezza di qual è l'obiettivo verso il quale vanno, si ingaggiano molto di più. E quindi quello che succede è che poi si innesca un circolo virtuoso, come dicevo prima. All'inizio è dura, all'inizio bisogna quasi, non dico imporlo, ma motivarli fortemente, insomma. La fa bisogno del personale nel breve periodo, perché magari diciamo, alcuni sviluppatori non possono arrivare a quella competenza che richiede il cliente, quindi
cioè come gestite questo fabbisogno di personale nel breve periodo? Cioè, fate outsourcing? Cosa? Non lo facciamo. Noi pianifichiamo le attività, diciamo, in un periodo sufficiente per poter formare le persone. Quindi quello che succede è che nel nostro team ci stanno i vari senior, diciamo, che fanno da mentor, da buddy, no? Li chiamiamo così. Accompagnano i junior che intanto si formano, però c'è qualcuno che porta avanti il prodotto. Quindi è chiaro che in un team, se hai un team di junior, non ci fai nulla. Qualcun altro? Ciao, io ho una domanda. Fate fare divulgazione della tecnologia al business anche dagli sviluppatori? Li coinvolgete, diciamo così, in questo aspetto di divulgazione, magari di semplificazione al business della tecnologia? Sì. Se oggi capiti in qualche stanza, molto probabilmente vedrai qualcuno di 20tab che parlerà anche in termini di business, in termini di continuous delivery. Stasera facciamo un panel dove parliamo di DevOps e ci sarà uno dei miei collaboratori che parlerà anche in termini di valore, chiaramente. Quindi sì, li motiviamo e li spingiamo fortemente a contribuire anche alla divulgazione. Lo fanno molto volentieri perché studiano cose interessantissime. Quindi sì, troverai un po' di talk in giro oggi dai miei collaboratori. Grazie. E hai parlato di community of practice e volevo capire meglio cosa fossero, se puoi in due parole. Allora, una community of practice è un modo per riunire persone che hanno interessi simili, per studiare nuove tecnologie o nuovi approcci, nuove metodologie. Noi chiamiamo la nostra community of practice Tech Kaizen, che è il miglioramento continuo nell'ambito tecnologico. Quindi tutti gli sviluppatori si riuniscono ogni venerdì per qualche ora, dove affrontano nuove tematiche. Noi, per esempio, abbiamo uno stack nello sviluppo che prevede, lato front-end, l'utilizzo di React e Next.js in realtà. Abbiamo introdotto Flutter con questa community of practice, quindi si introduce a piccoli pezzi facendo piccoli esperimenti, adesso lo abbiamo implementato sul nuovo progetto e quindi questa cosa ci induce poi a migliorare e a introdurre novità, insomma, facciamo questo tutti i giorni, facciamo questo durante tutti gli sprint, durante tutte le settimane. Abbiamo ancora 2 minuti, una domanda velocissima. Sempre riguardo a questo, e come gestite le attività per questa community of practice? Nel senso, se allocate del tempo, sì, come gestite le attività che poi porterete a discutere in questo venerdì? Intanto abbiamo un agile coach che si occupa di gestire le attività di team e quindi anche di coordinare tutte le attività che poi andiamo a fare all'interno della formazione, diciamo, perché per noi questa è formazione. Allochiamo tempo, sì, e lo allochiamo ogni settimana, cioè del tempo dedicato alla community of practice, del tempo dedicato alla formazione, al learning. E lo facciamo perché altrimenti durante l'attività lavorativa non si può fare innovazione, perché comunque devi risolvere un problema e lo devi fare anche velocemente. Non puoi, devi per forza dedicare del tempo alla formazione se vuoi innovare. Quindi sì, dedichiamo tantissimo tempo alla formazione. Ok, grazie mille per essere venuti alla talk e buon proseguimento di giornata.